vi porto con me in un viaggio che farò prossimamente, tra qualche giorno, abbastanza breve, parliamo di un viaggio in giornata, verso Lisbona per acquistare, o meglio, per valutare l'acquisto di un'auto speciale. Poi vedremo se l'acquisterò. Quest'auto è un'auto particolare e ho deciso, per rendere omaggio a coloro che gentilmente mi seguono su questo canale, di fare anche un piccolo contest. Chiunque indovinerà di che auto sto parlando, qua nei commenti, prima che ovviamente svelo la reale identità di quest'auto, gli regalerò 100 euro su PayPal. Questo è il mio ufficio. Non mi ricordo se ho già fatto un video tour del mio ufficio, se l'ho fatto, non è uscito, ma poi sicuramente ne farò uno migliore con questo nuovo stile. E cosa vado a fare? Vado a fare un qualcosa che dovrebbe fare una segretaria che non riesco a trovare perché sono troppo esigente, ed è andare ad acquistare dei voli per andare a Lisbona a vedere questo mezzo speciale. Come se non bastasse, neanche un mese fa sono andato a ritirare lei. Meravigliosa, l'adoro, gli ho fatto già un sacco di modifiche, tra cui queste pedane, ma ve le racconterò tutte in un altro video dedicato. Buongiornissimo, mi sono svegliato tipo un quarto d'ora fa, penso si possa notare dalla mia faccia. Sta arrivando a prendermi Arsenio, che è il mio autista di Uber, e andiamo in aeroporto. Arrivato in aeroporto, ovviamente fatturato e lavorato durante il tragitto, mandato un po' di messaggi, un po' di mail, e adesso controlli, si vola. Tra l'altro ne approfitto per raccontarvi una cosa simpatica. Ho comprato ormai 2 anni fa in Giappone questo bracciale di Cartier. Si chiama il Love, diciamo, uno dei bracciali più iconici di Cartier in generale, uno dei bracciali forse più famosi al mondo, costa diverse migliaia di euro e ha la peculiarità che non lo puoi togliere se non con un cacciavite, perché si avvita. L'unico problema è che ogni volta che passi sotto il metal detector suona, non c'è modo di toglierlo, quindi io categoricamente una volta che passo sotto un metal detector suono e mi devono fare tutta la perquisizione, eccetera eccetera. Piccolo aneddoto, non spendete mai migliaia di euro in un bracciale di Cartier. Sto aspettando il proprietario della concessionaria che mi sta venendo a prendere in maniera molto gentile, visto che potenzialmente sto spendendo decine di migliaia di euro. Mi sembra il minimo. Comunque incredibile quanto sia pulito il bagno dell'aeroporto di Lisbona. Non so se sono stato fortunato che erano appena passati o se è lo standard, ma penso sia veramente il bagno più pulito che abbia visto, tolta a Dubai, dove praticamente c'è uno che ti pulisce ogni volta che esci dal bagno. E incredibile anche quanto traffico e quanta gente c'è in un normalissimo lunedì mattina, non è neanche estate, non penso sia alta stagione, c'è un traffico incredibile. A few moments later. Arrivato al concessionario, prima di andare a visionare e provare l'auto per la quale poi effettivamente ho fatto il viaggio, ho deciso di andarmi a fare un giro per il concessionario. Vi faccio vedere nel frattempo un po' lo showroom. Hanno delle auto pazzesche. Ci sono queste Defender che mi fanno impazzire, sia come modello che come colorazione. Per di più sono cabrio. Cioè, guardate che spettacolo, sembra di stare da Indiana Jones. Sono anche Mercedes vintage cabrio, che uno potrebbe dire, ah, ma sì dai, è vecchia, non costa niente, no? Comunque, questa è una Jaguar, una Mercedes 70.000 e la Mercedes comunque viene 150.000 euro, quindi devi essere proprio appassionato secondo me per spendere 150.000 euro su un'auto del genere. Ma è quelle che fanno impazzire, però onestamente, da bravo ferrarista che sono le Ferrari vintage. Come questa, con i fanali che compaiono solo se la si accende. Con 90.000 euro ti porti a casa una Ferrari cabrio. Oppure con soli 120.000 euro vi portate a casa un Alfa Romeo zagato. Bellissima, cabrio anch'essa. Tra l'altro questo è il secondo piano dello showroom con, diciamo, le auto più vintage, anche questa Porsche, veramente bellissima. Ma andando in basso ci sono quelle più recenti. E infatti qua poi ci sono delle altre bombe, come quella Ferrari 488 lì, Porsche GT3 meravigliosa qui, varie Aston Martin, perché il proprietario è appassionato di Aston Martin. Insomma, se si è appassionati di auto qui non ci si può lamentare. Anche questa
con gli inserti in carbonio, minigonne laterali in carbonio e sicuramente anche il frontale in carbonio, infatti non scherza. Mi piacciono molto le Porsche, ma devo essere onesto, il valore percepito che danno è, secondo me, inferiore rispetto ad una Ferrari. Vi spiego meglio, ho avuto una Porsche Cayenne molto bella, molto comoda, poi ho comprato la Ferrari 458. Quello che ho notato è che le persone, se si trovano di fronte ad una Porsche, magari anche che costa il doppio rispetto alla mia Ferrari, come una GT3, comunque guardano con più attenzione la Ferrari, la riconoscono come addirittura più potente, anche se magari poi non lo è. Poi, per carità di Dio, le Porsche sono meravigliose, sono bellissime, però ad oggi mi sento più ferrarista che porscista, se si dice così. Ferrari è l'auto, secondo me, più bella al mondo. Però non escludo un domani di affiancare magari una bella Porsche alle mie Ferrari. Sicuramente ho bisogno di un garage più grande. Dopo aver visto queste auto spettacolari è giunto il tanto agognato momento, ovvero quello di provare e andare a fare un giro con l'auto per la quale poi effettivamente ho fatto tutto questo viaggio. L'hanno preparata, l'hanno messa su strada ed incredibilmente in Portogallo non esiste la targa prova che spesso vedete in Italia. In parole povere, la targa prova, per chi non lo sapesse, quella targa che serve comunque ad assicurare il mezzo e a permettere al mezzo di circolare nonostante poi magari non sia stata ancora immatricolata o non abbia un'assicurazione vera e propria. Bene, in Portogallo non esiste la targa prova, ma esiste un'assicurazione legata alla patente del conducente. Quindi purtroppo io, non avendo questa assicurazione speciale, non potevo guidare l'auto, ma il proprietario del concessionario invece sì. Quindi siamo andati a farci un giro, ma il conducente purtroppo non ero io. Ho i capelli un po' spettinati perché l'auto è cabrio, non abbiamo fatto un granché di strada, ma comunque è stata sufficiente come velocità per spettinarmi. Sto aspettando i dati per il bonifico dal venditore, glielo faccio istantaneo direttamente qui, anche se purtroppo non posso tornare a casa con l'auto, mi toccherà tornare in aereo e l'auto arriverà tra qualche giorno. Perché ho deciso di prendere quest'auto? Beh, anche perché la Ferrari che ho ordinato, cabrio, purtroppo è in ritardo, doveva arrivare per l'estate, ovviamente non arriva per l'estate, arriverà probabilmente più per l'autunno, quindi volevo un qualcosa di cabrio per l'estate, ma che non fosse una classica, non so, Mini Cooper, o un qualcosa, diciamo, di visto e stravisto. Volevo un qualcosa di particolare che potesse essere considerato anche un investimento, un qualcosa di unico che non vedi in giro e anche di divertente. Appena arriverà farò un video dedicato, quindi iscrivetevi al canale e ricordatevi che se azzeccate il modello avrete l'opportunità di vincere 100 euro. Ovviamente potrà vincerli solo una persona, però commentate qua in basso e vediamo se ci azzeccate. Diciamo che qualche consiglio per aiutarvi ve l'ho già dato, vi ho detto che è un'auto comunque che ha una certa età, vi ho detto che è un'auto che mi ha spettinato i capelli, quindi potete immaginare che sia un'auto cabriolet senza il tetto, quindi mi raccomando commentate qua sotto e il primo che riuscirà ad indovinare il modello, beh, vincerà 100 euro, quindi poi vi risponderò, mi darete i vostri contatti di Instagram, ci sentiamo su Instagram, mi date il PayPal e vi sgancio i 100 euro. Quindi altra cosa da fare è seguirmi su Instagram per vedere se avete indovinato o meno. Vi lascio qua il tag, mi raccomando, non seguitemi solo per questo, perché in realtà poi pubblico un sacco di cose interessanti a livello di business, imprenditoria, lifestyle e affitti brevi. Quindi ci vediamo su Instagram. Per questo video è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché pubblicheremo veramente un sacco di contenuti fighissimi su quest'auto e anche su tante altre, compresa la Ferrari 296 GTS che mi arriverà nei prossimi mesi.